Col Movimento 5 Stelle invece aveva proposto addirittura l'impeachment, insomma, una visione totalmente diversa. Sì, per noi il bilancio non può essere assolutamente un bilancio positivo. Questo Presidente della Repubblica è quello che ha regalato all'Italia 3 governi che nessun cittadino aveva mai votato. È il Presidente della Repubblica che ha delegittimato i magistrati della trattativa Stato-mafia, quello che ha firmato leggi come Lodo Alfano, che poi è stata dichiarata incostituzionale, o leggi come la Fornero, che sono andate a incidere sui diritti acquisiti di tantissimi cittadini. Ed è un presidente dal quale le opposizioni non si sono per nulla sentite garantite, soprattutto la nostra. C'è da dire sicuramente che l'unica volta che è intervenuto nelle dinamiche parlamentari è stato per parlare di indulto, mai sulla modifica della Costituzione, sulla legge elettorale o sulle scelte dei presidenti, come per esempio la ghigliottina sull'Imobanca Italia o il cangurare gli emendamenti sulla legge elettorale. Ecco. Giudizio molto duro, ma d'altra parte gli attacchi sul blog di Grillo erano, insomma, l'ordine del giorno. Ci rivediamo al prossimo collegamento. Abbiamo comunque visto che